Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata discuterò rapidamente di come andare a ottimizzare il proprio canale di YouTube. Ciao! Ovviamente è una cosa buona scegliere degli argomenti che vi interessano prima di produrre dei contenuti audio-video. Aiutatevi usando un cellulare, una webcam, una macchina fotografica, una telecamera digitale, oppure un mini drone dotato di telecamera, una telecamera anfibia o qualsiasi altra fonte audio-video per catturare filmati con audio. Sceglietevi soprattutto un programma di editing audio-video. È fondamentale, dato che sarà lo strumento su cui poi andrete a creare e progettare i vostri contenuti, esportando in MPEG 4 piuttosto che in MPEG 2 o Move o Windows Movie Maker. L'editing audio video lo dovrete sapere e conoscere come l'ABC, cose come il rapporto di forma, transizioni, titolazioni, sovrapposizioni video, magari anche il chroma key. Sono tutti strumenti indispensabili da padroneggiare bene. Con Creative Commons Music è possibile avere in uso tonnellate di sigle, jingle, canzoni, molto orecchiabili, basta saperle scegliere. Ed è facile utilizzarle senza poi trovarsi impelagati in fastidiosi problemi di copyright, a differenza dell'utilizzo di colonne sonore o canzoni coperte da copyright. Allo stesso modo in YouTube sono rintracciabili anche rumori e quant'altro da poter usare in fase di editing. È importante disporre anche di un buon microfono che possa essere ben sfruttato dalla vostra motherboard, in modo che leghi bene con il programma di editing audio, sul quale potrete preparare piste audio, in modo separato appunto. Potreste poi inserire questi file audio nel software di editing audio-video, giocando ad esempio con i parametri audio del vostro software di editing audio. Potreste creare voci diverse da affibbiare a personaggi immaginari con cui poi potrete interagire in modo virtuale nel montaggio di editing audio-video per arricchire o divertire i vostri format. GIMP è un ottimo programma di grafica minimale, ottimo per realizzare sia le copertine da mettere in sfondo per podcast, quanto sfondi su cui mettere, diciamo, dei filmati in audio video, nonché ovviamente per creare sempre le vostre copertine personalizzabili in 640x480 entro 2 mega da caricare in YouTube per i vostri video. Installate Telebuddy. Gestire YouTube secondo me è un vero casino. Con TubeBuddy tutto sarà alla distanza di non più di 2 clic e non vi sperderete nella GUI caotica del vostro account di YouTube. TubeBuddy è proprio secondo me una figata. Questi sono grosso modo gli strumenti indispensabili, senza i quali non è minimamente pensabile di creare contenuti audio video. Altri suggerimenti potrebbero essere l'impiego di software di CAD e modellazione 3D, che possono essere buoni ed ottimi strumenti per creare nuovi contenuti con cui arricchire i vostri video. Persino i videogiochi, in particolar modo della Bohemia Interactive, possono essere utili spunti per creare dei film sintetici, macchinina, dato che sotto il software della Bohemia Interactive l'ambientazione e il gioco è interamente programmabile, facile anche dall'utente con un normale editor di testo. Quali contenuti mettere in YouTube da condividere? Quelli che vi piace produrre, quelli che costano poco per essere prodotti, quelli che sono in copyleft o pubblico dominio e possono essere rielaborati senza violazioni di legge. Oppure i contenuti che potete produrre con facilità, con il minimo sforzo, oppure quelli di cui potrete creare una serie creando appunto una playlist.
Io vi suggerisco il rapporto di forma in 4 terzi in 640x480. Il filmato esportato in YouTube sarà molto leggero e facile da caricare, con una qualità video che è più che dignitosa. Prima però di passare alla produzione è importante vedere come si posizionano i vostri competitor, vedendo che etichette usano e che contenuti propongono, quanto siano in topic, con descrizione e titolo del video. Se trovate un buco SEO, provate a infilarvi, scalando la SERP di YouTube. Create playlist con filmati altrui e magari infilateci qualche video vostro nella vostra playlist. Soprattutto pensate e meditate i vostri contenuti audio-video. Quali format scegliere per ottimizzare il vostro canale YouTube? C'è un video che vi invito a visionare, su cui riflettere. L'indirizzo lo trovate subito in calce come primo link nella descrizione di questo video di YouTube. Sappiate che se puntate su argomenti mondani, questi scadono rapidamente come uno yogurt, dopo 2 o 3 giorni non frega più niente a nessuno. Puntate su contenuti pensati, che siano evergreen e coerenti rispetto a quanto dichiarato nel titolo e nella descrizione di YouTube. Descrizione che deve contenere parole chiave e sinonimi, ma va scritto in modo naturale, in italiano fluente, con un linguaggio naturale. La presenza di droni potrebbe aiutare i vostri contenuti, sono spettacolari i video dei droni che danno un taglio cinematografico, documentaristico, quasi professionale. Questi giocattolini possono essere un valido aiuto per la produzione di contenuti, quanto soprattutto una divertente attività di svago e di sano divertimento all'aria aperta. Ha senso comprare audience in YouTube? Bah, se siete un'attività commerciale può forse avere senso spendere una parte del budget pubblicitario per comprare audience, e comunque tenete presente che saranno utenti falsi che non faranno circolare il video, che non innesteranno un passaparola, che non useranno nei loro blog o playlist personali. Se producete file per YouTube per hobby, secondo me è davvero stupido spendere denaro per far salire gli accessi dei propri video. Meglio spendere il denaro nell'acquisto di hardware o software, che almeno vi rimane il vostro uso. Fate playlist e compilate bene il campo descrizione. YouTube e Google vi premieranno. Inoltre, se usate domini con servizi redirect gratuiti per far circolare l'indirizzo delle vostre playlist, otterrete buoni risultati. Sia per farcire link quanto blog e siti. È banale dire che un indirizzo web di un canale YouTube è un URL impronunciabile, mentre un dominio con un servizio di redirect è corto, mnemonico, efficiente. Se non fate subito i grandi numeri di visualizzazione, non disperate. E comunque, non sempre si convince nella vita. In fondo non è importante la meta che si raggiunge, ma bensì è il viaggio, che è la cosa più importante. Ciao!